Ambasciatore, lei è in un'area del mondo che, ci diceva il direttore dell'ICE, è uno degli obiettivi strategici del, diciamo, dell'interesse economico dell'Italia. Ci può dire come interagite con quelle realtà dei tre paesi cui fa riferimento la vostra ambasciata? Innanzitutto lo è sicuramente anche alla luce della prossima presidenza italiana del G7, che ha tra le priorità quella dell'Indo-Pacifico. L'Indo-Pacifico e in particolare l'area dell'ASEAN è una delle aree economiche che tira in questo momento di più. I numeri economici lo dimostrano. Per l'Italia può essere un'area di partenariato strategico fondamentale. La presidenza del G7 si concentrerà su questa area. Sono previste missioni importanti di ministri, anche il presidente Tajani è previsto prossimamente venire nell'Indo-Pacifico. Da parte nostra il ruolo delle ambasciate è quello di stimolare una crescita del volume degli scambi in tutti i settori. Quelli sono aree del mondo e paesi del mondo che possono dare all'Italia, al sistema economico, grande soddisfazione. Quali sono in particolare i settori economici che interessano più il nostro paese? Beh, in particolare lo sviluppo delle infrastrutture. La Thailandia, io copro Thailandia, Laos e Cambogia, la Thailandia in particolare ha lanciato un progetto che si chiama Land Bridge, che collegherà le due sponde dal mare dell'Andamane al Golfo della Thailandia con un sistema ferroviario e viario molto importante, dove verranno tutte le grandi imprese del mondo. L'Italia deve fare la sua parte anche in quella parte strutturale.